si sente. Anche se ho momenti di grande sofferenza. Certo, è comprensibile. Come dice un altro, che potremmo anche aggiungere alla catena, sì, il fratello Peppino, i figli di Dio, sì, stanno sempre bene. Certo, Peppino. Quindi, anche lui fa parte di questa catena, certo, dell'amore. Sì. Come no, anzi, lo salutiamo, senz'altro è in ascolto, certo. Ho capito. Allora, comunque, lasciamo fare a Dio. Vedi, i medici della terra in questo caso restano scioccati e non sanno darsi una risposta, no? Il tuo corpo martoriato, possiamo dirlo, intanto non svegliamo nessun segreto, se diciamo che ormai è tutto contorto, ecco. Io sono orgoglioso del mio corpo, perché sono certa e sicura che dentro di me riposa Gesù, perché sennò non potrei né respirare né vivere. Quindi io respiro con il suo respiro e lo lodo e lo ringrazio. Volevo aggiungere io a questa catena di sofferenza, sì, che noi che abbiamo capito e sperimentato l'amore del Signore dobbiamo essere i battistrati del Signore e tutti dobbiamo ammirare le sue meraviglie, il suo amore misericordioso. Siamo noi che dobbiamo preparare con la nostra sofferenza, con i nostri dolori, un suono di lode sopra il quale Gesù deve sedere, perché è re del mondo, è re dei nostri cuori. Ma soprattutto dico che deve essere la nostra vita una testimonianza, affinché tutti lo possano conoscere ed amare e lodarlo. Questo è il mio pensiero sulla sofferenza. Poi, se tu mi permetti, sì, prego, io avevo preparato un altro pensiero. Sì, lo ascoltiamo molto volentieri. L'altra sera, leggendo una pagina del Vangelo, mi ha colpito questa parabola. La messa è molta, gli operai sono pochi. Ho riflettuto molto questa frase, mi sono detta, è tempo di evangelizzare, è tempo di andare. Ognuno di noi può e deve farlo, proclamare il Signore. La parola del Signore ci invita a prendere coscienza dei nostri voti battesimali per essere suoi amici e collaboratori, ossia missionari nel mondo, impegnati a diffondere, soprattutto con la testimonianza della vita, l'annuncio del Vangelo. In virtù del battesimo, infatti, ogni cristiano appartiene a Dio. Tutto ciò che è e quel che è lo deve a Lui, gratuitamente ha ricevuto e gratuitamente chiamato a dare. Ha il compito di far conoscere l'amore di Dio per tutti i popoli, annunciare Cristo a tutte le genti, dire ai fratelli che solo in Lui vi è salvezza. Ancora oggi Gesù soffre nel vedere la nostra umanità disorientata, nel vedere folle stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Egli continua ad offrire a tutti gli uomini il dono della salvezza, ma per compiere questa missione sono necessari tanti operai che soltanto Lui può suscitare nella Chiesa. Pertanto, su invito di Gesù, preghiamo il padrone delle messe, perché manda operai nelle sue messe. Tutti i credenti, tutti i battezzati, siamo interpellati da Gesù. È necessario invocare lo Spirito che suscita numerose vocazioni di santi sacerdoti e religiosi e laici impegnati alla costruzione del Regno di Dio. Ogni battezzato deve considerarsi pietra viva di questo edificio universale ed esercitare il proprio ministero sacerdotale che è comune a tutti i figli di Dio. Se fino a qualche tempo fa si pensava che la diffusione del Vangelo fosse di competenza del clero, per cui il credente si sentiva libero
da ogni responsabilità di evangelizzazione. Ora non è più consentito delegare esclusivamente i consacrati all'annuncio del Vangelo. Ogni battezzato ha il dovere di testimoniare con la propria vita l'amore di Dio, di essere missionario del mondo. Ciò non richiede necessariamente di andare lontano, di rinunciare alla famiglia, alla carriera, alla cultura o ad altri interessi vitali, perché chiunque può essere testimone della parola e dell'amore di Dio. Ogni cristiano, qualunque sia la sua condizione sociale o il suo stato, è in grado di servire il Signore, il quale si aspetta da ciascuno che lo rappresenti nel mondo, si presti ad essere ponte di congiunzione, perché l'amore del Padre possa raggiungere i cuori più lontani. Tutto questo è necessario perché ogni uomo faccia esperienza dell'amore di Dio e creda, perché credendo possa salvarsi e rendere a sua volta testimonianza una luce. Infatti, l'evangelizzazione passa attraverso il servizio umile, generoso, illuminante di tutti i credenti, che sono il popolo di Dio e che costituiscono il corpo di Cristo, cioè la Chiesa missionaria, per vocazione. In virtù di questa vocazione, la casalinga, l'operaio, l'impiegato, come il dottore, l'insegnante, l'anziano, il carcerato, può e deve essere missionario. Anche noi ammalati possiamo essere missionari, trasformando le nostre stanze in piccoli templi, in piccole chiese, dove si può soffrire e offrire, lodare e adorare Cristo ed essere di aiuto gli uni con gli altri, avendo pari dignità dinanzi a Dio. Siamo chiamati a rispondere nella misura in cui abbiamo ricevuto, ossia in base ai propri carismi, nella famiglia, nell'ambiente di lavoro e nei diversi ambienti sociali in cui ciascuno si trova ad operare. Si può evangelizzare senza andare in paesi lontani, ma anche rimanendo inchiodati nei propri letti di dolore, nella condizione in cui ci si trova. Ciò che conta non sono le parole, ma le opere, ossia il nostro comportamento, il vissuto illuminato e ispirato dalla parola di Dio. Qualcuno ha giustamente osservato che grida più forte quel che fa che quel che dice. Da qui l'esigenza di una profonda coerenza di vita con i principi cristiani, l'esigenza di avere testimoni autentici del Vangelo, di modelli e di esempi da imitare, poiché l'evangelizzazione nasce dalla cordialità, dalla verità, dallo zelo dei testimoni. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Ognuno riconosca la propria responsabilità e si metta al servizio del Signore. Viva la propria vocazione alla luce del Vangelo, sforzandosi di essere per gli altri un testimone di luce. Gesù è sorgente d'acqua viva, pura, a cui ogni uomo piccolo o grande può attingere e dissetarsi, lavarsi, purificarsi e ristorare la propria vita, perché porti abbondanti frutti di bene. Apriamo dunque il nostro cuore, non rimaniamo attanagliati dalla paura, disponiamoci con generosità a collaborare. Certo, la risposta esige sacrifici, lotte, ma con Gesù
con la sua forza e fedeltà e con il suo amore folle per tutti noi. Con gioia tutti insieme possiamo cantare inni di lode e di gratitudine. Alleluia, amen. Amen. Grazie di questi bellissimi pensieri, grazie anche a Suor Augusta che insieme a te questa notte hanno aperto e iniziato questa catena dell'amore nella sofferenza. Nuccia, un noi abbraccio. Ringraziamo te. Sì, io grazie a Dio. Tutti, grazie Nuccia. Anche i fratelli ristretti. Bene. E tu Federico continua a seminare. Avanti. Ti voglio bene a tutti. Grazie Nuccia. Grazie. Pace bene. Buonanotte a te. Grazie, grazie. Ciao Nuccia. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Risentirci. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.